quando iniziò la mia passione per il cinema d'arti marziali? Agli inizi degli anni 70, e precisamente in quarta elementare. Il pomeriggio, invece di andare al doposcuola, mi perdevo nella visione di quelle meravigliose pellicole che tanto mi facevano sognare. Lui per me era un vero e proprio mito, un uomo di integerrimi valori morali ed etici che mi hanno accompagnato per tutta la vita. Lui era proprio un eroe disposto a rischiare la propria vita per gli altri, ad avere una vita da solo. Ma tutto ha un prezzo. Prezzo che lui ben presto avrebbe dovuto pagare sulla sua pelle. Quante botte prese il povero Cecchellino? Ma ad ogni caduta corrisponde una rinascita. Rinascita che per lui avvenne di lì a poco, per merito di colui che l'avrebbe iniziata. Il leggendario monaco Shaolin, Von Pon Chent. E dopo che il monaco capì cosa gli era accaduto, decise di aiutarlo a vendicarsi dicendogli una sola parola. Kung! E Kung Fu. Non c'era nulla da fare, gli allenamenti erano troppo duri per lui. Solo una cosa avrebbe potuto farlo diventare un vero campione, il magico codino Shaolin. Voi non ci crederete, ma quei momenti vibravo d'emozioni proprio come lui, come il mio mito. Ma tra il pensare di esserlo ed esserlo davvero ce ne correva parecchio. Perché poi, tornato a casa, la mia mamma mi faceva vibrare lei d'emozioni, sì, ma dagli schiaffoni che mi tirava. Yeah! Fighting in this way. I never see. E questo sono sempre io, con gli stessi occhi e la stessa passione di sempre, ma con una sola differenza. E anche se adesso non ho più 10 anni, nella testa ho sempre la solita parola magica. Kung e Kung Fu. Grande Cecchellino, è incredibile, dopo 20 anni ci hai sempre lo stesso successo. Bambini, per i piedini sulla bici, grazie. Complimenti per il codino. Ah sì? E comunque lo dica a mio marito. Allora, c'è qualche problema? No, io e il suo marito non gli dico niente, anche perché lui il codino non ce l'ha. Cecchellino, pensaci te. Arrivederci, grazie.
buongiorno, buongiorno, scusate il ritardo, ragazzi, ma è colpa della mia nonna. Vabbè, Lorenzino, almeno cerco un'altra scusa, via. Oh, se tu ci credi, tu vieni a casa mia e tu guardi. Certo, se tu ci inviti in camera delle tue sorelle, si viene anche noi, eh. E quante donne avresti avuto tu? Solo una trentina. Ma non di cazzate, via. Sì, te lo giuro, è la di Trento. Ah, l'era di Trento. Buongiorno, eh. Buongiorno, Sergio. Io non sono Sergio. Io per te sono il tuo capo reparto. Direi anche un bel capo reparto. Continua a prendere in giro. Io la va a finire, ti fa un bel rapporto. È già la quarta volta che arrivi in ritardo. Però io sono disposto a cancellare tutto se ti hai il tuo amico, tu gli dici. Cosa gli dico? Un aumentino. È un aumentino, e proverò a dirglielo. Oh, guarda, Ocimì gli ha deciso di levarti 12 ore. Come 12 ore? Per i ritardi. Bucaiolo d'Ocimì. L'aumentino. Ocimì, ma che storia è questa? Tu mi volevi a 12 ore? Tu ritardatario. Ma che ritardatario? Ma se io esco sempre mezz'ora dopo per recuperare il ritardo? Io non essere scemo. Tu fai le docce prima di andare via e poi tu segnali come orario il lavoro. Io non grullo! Allora, caro Cimini, ora io chiamo il mio amico, il padrone di tutta la baracca qui, e io fale culo così a tutti, sempre con rispetto parlando, chiaramente. Eccolo, guarda. Che succede? No, nulla, si parlava. Simpatico, Cimini, eh? Allora, con mia sorella ieri? Male. Tu lo sai, Omele, c'ha questi pregiudizi, capito? Dai. Pregiudizi? No, dice voi cinesi, voi ce l'avete piccolo. Ma non tanto per il piccolo, giallo Maremma. Che? No, no, calmo, calmo, l'ho detto io, era uno scherzo. Sono uno stupido, potrei avere ogni donna che voglio. Ma mi sono innamorato proprio dell'unica che non ne vuole sapere. Che ci posso fare? È che l'ho vista crescere. Da una misura all'altra, prima, seconda, terza, quarta, quinta, sesta. Basta. Mi ha rapito il cuore. È vero quello che si dice. L'amore è una clessidra. Quando si riempie il cuore, si svuota il cervello. Comunque te stai calmo ora. Vedrai che poi ti chiamerà e ti chiederà anche scusa di quello che è successo. Sei sicuro? Sicurissimo. Ehi! Hey! Ah! Non si dorme in orario di lavoro! Torna al tuo posto! Ti rimando in Cina a colpi. Tranquillo. Del resto che ha fatto di male? Dormiva solamente durante l'orario di lavoro. La vita, che pacco. Allora, mi raccomando, ai clienti dovete chiedere per mezz'ora 20 euro e per un'ora 30 euro. Facciamo lo sconto, sì, perché dobbiamo spezzare questo mercato del nigeriano, giallo contro nero, e poi vediamo che colore vince. E se le ferma la polizia, devono dire, io ho perso, io farei borsa e via, scappate a me le strette. Sono troppo simpatico. Io è una puttana sta battuta, però a me mi piace. Uno, due, tre, quattro, cinque. Stretching, mi serve questo, un po' di invece stretching. Di farci fare il corso sulla sicurezza, sul pronto soccorso, e ci fa fare il corso sui Kung Fu. È la sua filosofia. Ma come fa a crearle penate o lasciate a Emily Trump? Senti, ma gliel'hai chiesto l'aumento? No, non gliel'ho chiesto l'aumento. Ma allora tu ce l'hai a me! Lorenzo? Ma proprio io? Con tutta la gente c'è proprio io? Come vi ho spiegato prima, per dare un colpo forte è fondamentale rilassarsi. Non irrigidire il pugno. Roteatelo e svuotate la mente. Ora ti mostro il pugno invisibile. Sì. Pronto, Lorenzo? Sì, sì. Attaccami. Ora? Sì. Oh, che cazzotto. Hai visto il pugno? Non l'ho visto, ma l'ho sentito. Vaffanculo, vai. Oi, 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 oi.
che ci avrò, mamma? Non hai assolutamente niente. Ma stai sicura? Sono sicura. Vieni, diamoci un po' di ghiaccio, dai, su. Se ci avessi un'emorragia interna? Ma che emorragia interna? Poi almeno tu ci avresti qualcosa in questa zucca vuota, dai. Però dico, almeno il pugno è invisibile e tu lo potevi parare. E l'ho parato. Con che cosa? Col viso. Oh, bravo, Vischero. Tieni, ti alla te, vai. Non pigiare, non pigiare. No, non piscio, non piscio. Ma anche questo, buongiorno, Ma che gridi? Mi vuoi far diventare sordo? È mezz'ora che siamo qui, non ci hai nemmeno salutato. Oh, lo sai che oggi le domande le sapevo tutte. Se mi chiamano vinco tanti di quei soldi che nemmeno ti immagini. Ma ti sembra normale a te stare tutti i giorni a guardare questi quiz e a rispondere alle domande? Ti sembra normale? Perché la tua vita ti sembra normale? Hai 40 anni e non hai mai fatto nulla di significativo. E l'unica cosa di un certo peso che hai è l'alito. Io almeno ho un sogno. Guarda, anch'io avevo un sogno, Io volevo diventare un grande campione di Kung Fu, come Jack Lee. E perché tu sei ancora qua? Perché io ho dovuto stare dietro a voi, capito? Ci costa un occhio della testa mandarti a studiare. Strano, io studio il meno possibile. Allora vai a lavorare, no? Vieni da me. Ti porto sempre alla vista e prego che tu mi capiti molto, perché se no questa casa senza te un po' di fitto buono non si valga più. Ha tanto ragione, figliolo mio. Ma te sei veramente un demente, fratellino. Oh! Ecco la mummia abbronzata. Ma sì, che gli ho comprato. Quello me l'ha venduto, mi ha detto che sogno un braccialetto a chiappa passera. Sempre con le solite battutine te, Ma lo sai che ti dico? Te l'unica volta che tu mi hai fatto ridere è quando t'ho visto nudo la prima volta. Chi è? Ora basta, Sempre a pigliare per il culo in questa casa. Dopotutto sono in capo famiglia, non ci posso io qui. Non c'è la pagina che mi vado a mangiare. A te ti sta a cuore una cosa sola, nella tua mammina. Per forza, a me lei è un piatto di pasta asciutta, lo so fare. Qui non preparare, non è un dopo, sempre un troiaio. Oh! Giuseppe? Che? Va di là nel sarcofago. Vabbè. Non si rompe! I bicchieri non si rompono, ma le palle si rompono! A tutti no, la nonna non si lamenta! La nonna è morta e non lo sa, per forza! Solo quando riuscirò a rompere il bicchiere con un acuto, sarò un soprano perfetto. Mi devo allenare perché presto un provino. Ecco dove erano, li hai ripresi tu! Quante volte ti devo dire che non li riprendere? Usignolo! Giovannina, ti posso chiedere un favore? No, lasciami perdere! Una cosina sola! Uffa! Ti ho detto, lasciami perdere, non ci esco con quello là! No, lo voglio ci vedere! Ma i cinesi sono proprio bellini, scusa, ma poi sono tanti, sono mai! Ascoltami, che cosa ti sto chiedendo? Ti sto chiedendo di essere un po' gentile con lui e di andarci a bere qualche cosa, una stretta di mano. E qualche manata sul culo. Quello non fa altro che allungarmi le mani. Io col cinese non ci esco, chiaro? Ascolta, quello lì non è chi tocca il culo. Lui fa kung fu, chiaramente prova le mosse, capito? Dai, ma scusa, sorellino, fammi un favore. Mettiti un attimino a sedere. Ascolta, Giovannina, quant'è che siamo fratelli e sorella? La vita. T'ho mai chiesto niente io? Soltanto una cosa ti chiedo. Di essere un po' simpatica con lui. Così magari mi dà un aumentino e possiamo comprare la dentiera nuova alla nonna. Dai. Se no qualche cosa gliela compriamo con le tue consegne della pizza a domicilio. Vabbè, giusto perché sei te, Lorenzo, Ma se poco a poco il tuo amico cinese prova solo a sfiorarmi con un dito, io una bella pizza gliela consegno sul viso. Chiaro, fratellino? Bellina sei. Quanto è grullo. Non è grullo, è innamorato. C'ha ragione. Lo vedi? Lo vedi che belle ragazze ci sono in questo locale? Sole poi, sole. Ciao. Ciao. Complimenti, bel codino. Bello? Stupendo. Ma se il parrucchiere mi ha fatto un troiaio. Troiaio? Ma un bel troiaio però direi, Comunque, visto che sono qui, ormai mi vorrei presentare. Sorpresa! Chi sei? Il principe azzurro, venuto a rapire la sua bella principessa. Gerardo, tu sai sempre come stupirmi. Gerardo. Vi piace il posto che vi ho trovato, Bellissimo, eh? Che c'è? Qualcosa che non va? Noi paura.
acqua, buio, non leggere cronaca nera, uccidere ragazze. No, veramente, mi dispiace. Prima di tutto voi dovete leggere solamente cronaca gialla. Seconda cosa, Sayonara non vi ha insegnato a difendere? E se c'è qualcuno che vi dà noia, fate le mosse di karate che vi ha insegnato. Vediamo, le sapete? Da, se uomo attacca da dietro, noi te ricomitata latte. Sì, latte, sì, mo ci portiamo la mucca e tiriamo il latte. Laterale, pum, capito? E se l'uomo vi prende davanti, vuoi dare calcio su? Su palle. Brava, se mi sei. Se mi sa. Comunque, non vi preoccupate, tanto ci siamo noi. Noi ci teniamo a salvaguardare il nostro capitale. Signorina, si è facciato. Cuore. Oh, ma che cos'è? Ma sei proprio una cretina. Questo è un regolare cliente. Che pur testimone diceva. Male. E state zitto. Che è questo casino? Sai qual è il tuo problema, Lorenzo? Tu non sei in grado di stupire nessuno, neanche te stesso. E vuoi sapere perché? Perché non ti sincronizzi con la vita. Hai presente la catena di una bicicletta fuori posto? Devi rimetterti in posizione e zac! Ricomincerai a girare. Solo così cambierai il tuo karma negativo con le donne, amico mio. Capito? Ho capito, però... Scusate, ragazzi, è vostro cassetto nero parcheggiato là in fondo? È suo! C'è da spostarlo. Spostamelo tu, se no me lo gratto. Allora, io te lo sposto, però mentre te lo sposto lo porto direttamente a casa. No, perché a me tutto sto champagne mi ha dato un po' alla testa. No, veramente. Fate accompagnare da Giovanna, ciao. Ci vediamo. Stupisci vita e karma cambia. Quello me l'ha portata via, ma in un attimo, sai, altro che karma. Fuori sincrono e fuori catena? Come faccio io a rientrare nella catena ora? Come faccio? Ceccherini, aiutami te. Oddio, Ceccherini, che ci fai? Cosa ci fa secondo te? Sono qui per te, per risolvere i tuoi problemi. Ecco, ci siamo rovinati. Forza! Quali sono i cinque elementi? Forza, dillo! Elementi. Dillo! Dillo! Calmo, ora lo dico! Fammi che! Lo vedi sto codino? Io te lo infilo e divento moto come un gommone! I cinque elementi, forza! Allora, i cinque elementi sono il fuoco, la terra, sì, l'aria, l'acqua e il quinto? Ma sei sicuro c'è anche il quinto? Ma come? Il quinto è quello più importante! Ti insegno, per conoscere il quinto elemento devi fare una visualizzazione Shaolin. Sai cos'è? Ehi, sai cos'è? E mi fai innervosire. La visualizzazione è così, la volpe che cerca di afferrare la gru. In questo caso, tu sei la gru. Sì. E chi è la volpe? La volpe. È la cosa più importante. Tu sei la gru e la volpe chi è? Non lo so. La volpe è la topa! La topa. Devi sparire, devi sparire. Oh, che ti senti male? No, è una questione di topa, di topa. Di topa? Di topa. Ceccherini, diglielo. Ceccherini? Sì. Merita a me, bevi meno, briao. Che schifo. Che gente c'è a quest'ora? Una rotonda sul mare. Dun, 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 dun. Lorenzo Arma, Arma, Lorenzo Arma. Bella, gialla come un limone, profumata come una pesca, anzi come un limoncello. È la prima volta, vero? È la prima volta che vedi uno bello come me. Guarda che addominali. Sono o non sono il tuo Buddha? Buddana. Però se sei brava, ti regalo anche 2 chili di riso gallo. Maledette zanzare.
Sei stata bravissima. Signorina, c'è qualche problema? Scusi, è sua la macchina? Sì, è mia. Me la sposta? Sì, ora vengo. No, lei me la sposta subito, ma chi si crede di essere? Lei non si può comportare in questa maniera. Lei è un cafone, ma le sembra il modo di parcheggiare una macchina? Cretino! Oh, ma io lo so chi è lei. Lei è il classico riccone. Sì, questo è vero, che sono ricco, ha pienamente ragione. È vero, sono ricco e che ci posso fare? Un po' di soldi ce l'ho, che c'entra. Però mica faccio male a nessuno perché ho qualche miliarduccio, diciamo, eh. Sì, sei un arrogante, un cafone come lei. E non si provi più ad alzare la voce con me, sa? Veramente non ho detto niente. Si muova! Gliela sposto su. Veloce! Guarda, perdonami, ma c'è della gente in giro. Ora voglio dire, se uno non c'è soldi, stia a casa. Complimenti, bella macchina. Sì, è la mia utilitaria. La uso per andare a fare la spesa. Piacere, sono lì. Piacere, sono qui. Come? No, mi chiamo Lorenzo. Senti, ma che problema c'è? Ho messo i soldi nella macchina, ma non dalle sigarette. Posso provare io? Comunque parli bene italiano. Come fai a saperlo così? Giro. Giro molto. Ho capito, sei una modella, eh? E eri dentro quel locale dove facevano la sfilata. Vero? Comunque se vuoi riprovo, eh? Marin, ma ce l'ho sempre fatta eppure io. E ce la devo fare anche stavolta. Ciao, Lorenzo. Ciao, io sono Lorenzo. Xiemin Xiao. Tao ga ma? Bu zi dao, ga ren shi. Shi ke ren ma? Ta ma wo ma yang. You qian ma? Ta zhi dao wo men lia shi gan ma de ma? Zhen mei ge ni, ta bu shi yi ge bao. You shen me guan xi? Yi kan jiu zhe ta hen xuan ya zhou ren a. Ta jue de wo men liang dou shi yi yang de, dui ta men lai shuo zhong guo ren mei shen me cha bie a. Scusate, ma che problema c'è? Niente. E la mia amica dice che senza le sigarette non sa come fare. A parte delle sigarette, ce l'ho fatta. C'ho il mio stile. E poi dicevo, perché non continuiamo la discussione intorno a una bella tavola apparecchiata? Eh? Che conosco un bel ristorantino dove i camerieri sono di una gentilezza unica. No, tamo zo ba. Marco, sono al ristorante cinese, ho trovato due belline da morire. C'è una, poi c'è un codino. Scusa un attimo, devi attaccare perché sta succedendo un mezzo macello. Va a finire, mi danno anche due schiaffi stasera, vai. Oh, che c'è? Ni hao! Ma che sta succedendo? Che fanno? Non vogliono darci da mangiare. Ma come lo? E se lei è bianco? Ma non puoi ma tu c'è. Ehi, ascoltate, con questi occhini a mandorla. To. Lo senti, do un cazzotto in testa, invece di lacrime ti faccio uscire l'orzata. To, va! Cinito! Oh, non fare il pazzo! Ciao, a me non me lo dici. Ma non c'è! Toto! Lo sai che fa un colpo di telecinesi? Vi rimando a Pechino tutte e due. Andiamo via. No.
Come? Piace, piace. Restiamo qui. Ci piace qui. Certo siete strani. Oh! Una domanda voglio fare. Dov'è il bagno? Non si può parlare con questo. Il piede di mamma. Adesso andiamo via, Lorenzo. Come prima si rimane, poi si va via. Tomà, qua dentro. Si va al bagno da un'altra parte. Qui, con questa. Andiamo, c'è il bagno. Tu c'è. Nihao, e vi è andata bene che voglio andare via, se no maremma. Di cosa ti occupi? Io? Import-export. Un po' export, un po' import. Tra l'altro lavoro molto anche con la Cina, Sì, davvero. E con quale parte della Cina? Con la C. La C, sì. Tu sei di qui? Sì, abito... C'ho una villa bellissima, stupenda, guarda. Ma grande. È talmente grande la mia villa che per andare in bagno dal corridoio ci ho dovuto mettere i cartelli, se no mi perdo. E quindi voi siete modelle? Sì. Siete qui da sole? No, siamo venute con il manager. Ah, il manager. E lo stilista? Lo stilista ci vuole, per le modelle lo stilista ci vuole. Ma lo sai, hai un codino bellissimo. Grazie. Ogni freccia è la risposta del destino alla sua decisione. Adesso guardiamo anche le puntate registrate. Quale filosofo ha scritto questa frase? Severino, e la scrisse dopo che incontrò per caso la donna della sua vita. Brava Assunta! Complimenti, conferma la nostra candidatura e noi diciamo è il destino che resti ancora insieme a noi. Ma ti rendi conto? Una fotomodella. E mi ha dato proprio il numero di telefono. Io di conseguenza gli ho dato il mio. Ma poi c'è in meno, ci fa le sfilate. Cioè, se mi va bene, ni hao ciccio. Senti, la vedi lei? Ma chi è? È la figlia del testimone di Geova, quella del terzo piano. Ma sei sempre detto che non ci stava. Prima, ma poi... E non sono mica te io. Dai, prestami la camera questa volta. Io ho paura a darti la camera. Perché ho paura che voi entrate in due e uscite in tre. È meglio uscire in tre che stare sempre da soli come fai te, a bere il latte. Allora, mettiamo caso io ti presto la camera, no? Io dove vado a dormire? Nel solito posto. Nonna, ti ricordi quando da piccino tu mi portavi a quelle feste in maschera? Una volta ero vestito da sultano e tutte le bambine mi venivano dietro perché gli davo le caramelle e anche perché le stupivo. Ecco, nonna, stasera ho conosciuto una ragazza bellissima e l'ho stupita. Nonna, stasera mi sono sentito un sultano. Che dici, fatto bene? Grazie, nonna. Te sì che mi capisci. Questa stanza tira la brutta aria. Ora vi insegno la prossima mossa, guardate. Oi! Charmeshe, vieni qua, papà, tu. Sì, monsieur. È lo stesso, ecco. La foto per i vostri passaporti. Eccola qua. Una foto vale per tutte, tanto che vi riconosce. Ora io c'ho da fare, sto andando in questura, che ci sono degli amici che mi stanno aspettando per questo discorso. E se nel caso vi avanza il tempo e vi volete distrarre, fate karate con le mosche. Sono troppo simpatico, se non è. Vieni con me. Ho mangiato il suo 你什么时候可以再见到他呀？给明天安排吧。
presto. Si chiama Lorenzo. Nihao! Song Li? No, Song Li non c'è. Ci sono io. Oh, Shemin Shao. Senti una cosa, potresti dire a Song Li se domani vuole venire con me in centro? Anche voi, tutti. Ok, domani appuntamento. A domani allora. Nihao! Nihao! 休想一个人去赴约哦，我们都要找个有钱人，还要是爱的。好吧，当时你们不跟宋丽说，要不然，知道吗？ Ma ci pensate, se mi prendono faccio un tour nelle più grandi città del mondo. Io, Vanessa Mileto, la nuova castativa. Un sogno. Speriamo, così almeno per un po' non ti vedo. Ma scusa, tu non ti potevi liberare dai tuoi impegni? Con un uomo è sempre meglio, no? Ho capito, ma se non potevo, scusa. Comunque non vi preoccupate. Mi faccio accompagnare da una persona fidata. Ah sì, da chi? Da lui. Guarda, guida bene. Ciao. Ciao Lorenzo. Song Li? Song Li viene dopo, sfilata. Defilata diciamo, eh. Loro sono amiche tua? Sì, amiche. Ah, bene. Ciao. Piacere Lorenzo. Ciao. Piacere Lorenzo. Amiche. Ciao, sono Lorenzo. Allora dove andiamo? Senti, ma qui ci sarebbe un bar molto bello, tra l'altro, se vogliamo andare a bere qualche cosa. Barettino famoso, dove i più grandi artisti fiorentini si sono ritrovati nel tempo. Qui ci hanno inventato il futurismo. Buongiorno, sono Vanessa Mileto. Buongiorno. Avevo un provino per il tour mondiale. Sì, certo, la segno subito. Comunque c'è una storiellina proprio sui cinesi, ve la voglio dire. Allora, c'è un cinese si sveglia, no, una mattina. Guarda l'orologio e dice, no, sono già all'otto. Capito, già all'otto. Questo primo, noi avrei tanta fame. Questo primo e ultimo. Un attimino però perché devo andare a dirgli una cosa. Signorina, sì. Accettate anche buoni mensa, ticket. No, mi spiace, solo contanti. C'ho questi. No, allora vado a chiamare il direttore. No, ma il direttore no, c'ho questi qui. Ma il direttore... Va a chiamare il direttore. Guarda, Ceccherini, ti prego, non ti ci mettere anche te perché proprio... Guarda, io un macello. Perché? Perché sì, c'ho, non so come fare a pagare. Ma ci ho pensato già io. Ma veramente? Ma ti risolvo tutto io. E come hai fatto? Un banco mate Shaolin. Sei un grande. Ceccherini, sei il mio idolo. Senti una cosa. Mi fai male comunque. Sì, però volevo sapere un po'. Ho visto ci sono quelle cucciolotte orientalate, niente male. Che intenzione hai? Intenzione di fare? Ci siamo messi un po' lì, si è mangiato. Ma come mangiare? Trombare bisogna! Sì, sarebbe, ma come tu fai? Non c'è. Ti ricordi il mio grandissimo capolavoro, Ceccherin, il codino che uccide? L'ho visto sei volte! Ce n'era sette di quelle cucciolotte. Le ho trombate tutte e sette. O tu l'avevi salvata? Sì, nel film. Poi dopo loro per ringraziarmi in pausa me l'hanno data. E io però non le ho trombate una alla volta, le ho messe tutte in fila, in linea, con la livella, se l'ho misurate, e tranchete con il codino, sai? Ah, mo' di spiedino proprio. Certamente, questo ha i superpoteri, posso fare tutto, mi ci pulisca anche il culo. E infatti si sente, No, 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 c'è un aroma. Ma lo sento da qui, guarda. C'ha poteri, marci, ma poteri. Comunque via, davvero, grazie. Vai a trombare, vai a trombarle. No, a parte quella che mi garbo c'è nemmeno, ma poi come può trombarne quattro così? Se buona domanda, mi chiama e non si faccia problemi, Oh, Ciccio, non ti prende queste confidenze perché non ti do la mancia, Andersen. Se si tromba, Andersen, ragazzi, vai. Era simpatico, Senti una cosa, se vuoi trombare, c'è un metodo. Ricordati che c'è un filo che lega lo Shaolin al Kama Sutra. Veramente? E qual è? La topa! La topa! Scusi. Che c'è? Questi biglietti li ho trovati all'interno, sono suoi? No. Del teatro? Ah, del teatro sì. Ah. Del teatro sì, grazie. Bene. Prego, arrivederci. Pronto? Song Li. Ciao. Come mai non sei venuta con le tue amiche? Vabbè, comunque si va insieme in teatro.
Una cosa divertentissima, guarda. Eh sì, queste quattro ragazze, guarda, sono veramente simpatiche. Perché poi tra l'altro mi fanno quei sorrisini. Cioè, guarda. Però io ho questo debole per Song Lee. No, perché la vedo così dolce, delicata, indifesa proprio. Ma cosa? Secondo me non farebbe del male a una mosca. Sono lì! Sei arrivata! Dai, andiamo ragazzi, è quasi iniziato, dai! No, no! No, che gente stupenda, incredibile! Ma ci hanno fatto filmare subito! Pazzesco! Pazzesco, oddio! La signorina Vanessa Mileto! Eccomi! Io sono la sorella! Senta, mi dia un consiglio, io i vocalizzi li do di petto, va bene? Benissimo! Un bruscoletto nell'occhio. Quello che entra in un occhio può entrare anche nel cuore. Zitto. Oh, Song Lee, chissà adesso che cosa stai facendo. Sicuramente mi starei pensando. Cosa pensavate? Che non lo scoprissi? Ci mandate a teatro? A prendere l'aria fresca, a fare una passeggiata. Parla, parla! Quel braccio, sei onara, te lo spezza se non parli. Parla! Cosa mi nascondete? Aprite quella bocca. Quante volte vi devo dire che quella bocca la dovete tenere aperta giorno e notte? Parlate! Sono lì conosciuto un ragazzo ricco, bella macchina, portare noi a bere Coca-Cola a teatro. Sono lì dire Lorenzo, siamo modelle, non colpa mia. Brava, Song Lee, brava. E non dice a papà tuo che hai conosciuto un riccone, Ma io ti perdono. Vi perdono, sapete perché? Perché bisogna diversificare gli interessi. Se no uno si stressa. E quando uno si stressa, non fotte più. E io, Sayonara, vogliamo fottere più a lungo possibile. È vero, Sayonara? È vero. Ma quando parlo, mi capisci? Sei stato davvero un amico a prestarmi la tua villa. Grazie, Marco, Anche se devo dire che con i tuoi discorsi sei stato te a spingermi a farlo, Ti avevo detto di stupire la vita, ma le bugie sono come la cacca, prima o poi vengono a galla. Comunque sia, atteniamoci al piano. Senti, okay? Soltanto una cosa ti volevo chiedere. Lo zio leviamolo, lì un po' stare, cioè mettiamolo da qualche parte, in garage. No, è in meditazione. Ma che meditazione? E sono 12 anni le fermo lì immobile a testa in giù, e sembra un pipistrello. In quella posizione il sangue affluisce meglio al cervello, e poi nessuno mi sorveglia la casa come lui. Lui è il più grande monaco Shaolin vivente. Vivente? A me mi sembra ma morto, imbalsamato, sai. Almeno copriamolo. Ho già chiesto di farlo. Non preoccuparti, ok? Senti una cosa, invece con loro ci ha pensato? Rilassati.
Ho promesso che avranno un aumento se dirigeranno il gioco, va bene? Va bene. Puoi stare tranquillo, è tutto sotto controllo. Grazie. Nessun problema, grazie. Lorenzo. Grazie davvero. In bocca al lupo. Ciao, Zach. Oh, Lorenzo, ma quando arrivano queste buhaiole? Perché io stasera me lo volevo fare a punta, Oh, ma che è vero che sono delle modelle? Ma che sarà vero che ci vesto le maglie le mutande? Ma un mutante, non mutante, basta ce la diano subito, perché sennò io voglio trovare le tue sorelle. Sta tranquillo, ci penso io. Vai, così siamo belle sistemate. Ciao, finalmente. Piacere, Gaetano. Piacere. Lo stilista. Grotowski diceva non diamo tempo al tempo. E noi non diamoglielo, signorina. Ecco, questo è il contratto. Se lei lo firma, sicuramente di tempo non ne perderà più. Parola di regista, di aiuto regista e del nostro grande produttore, eh? Sì, sono il produttore. Ha lavorato con i più grandi, anche con David Zard, vero? Sì, ho lavorato anche con David Zard. Mette una firma qui, bello usignolo. Vero? Con i polmoni si ritrova. Certo che anche lei sarebbe un bell'uccellino canterino, eh? Complimenti per i polmoni. Ma non ha mai cantato? No. Non ha mai cantato. Ecco, lo vedi? Sei inappropriato. Scusi, produttore, gli dica qualcosa. Lei avrà successo. Sì, ma non a lei, lo dica a lui. Lei avrà successo. Sì, vabbè, senta, firmi qua e via col vento in poppa. Si fermi! Mi faccia entrare! Ah. Questo schifo deve finire! Non può entrare! Questi sono dei truffatori! Oh, fermi! Ma chi siete? Ma che volete? Oh! Siamo della trasmissione Shaka! Ma chi se ne frega, fuori! Fermo! Loro due sono dei truffatori, sono dipendenti statali! Hanno truffato mezzo mondo! Ma cosa è qui? Fermo! Perché abbiamo il contratto! Ma che? No! Sei già truffato! Sei un bugiardo di merda! Decise! Vedi, di calmarti! Oh, ma fai il grosso, te! Ragazzi, ci pensate voi a questo nano qua? Forza, andiamo via, dai! Pensateci voi, dai, Questo qui è il salottino della mia umile dimora. Senta, ma lei di che cosa si occupa? Ma ora sarebbe lunga a spiegare che cosa mi occupo. Lavoro con la Cina. Parole povere. Ma come faccio a usare parole povere? Sono troppo ricco. E questa è una cosa che mi interessa molto. E invece voi vi occupate di alta moda, eh? Alta, altissima. Con le mie modelle abbiamo battuto tutte le più grandi passerelle del mondo. Senta, io ho un piccolo problema. Certo. Io vivo in una villa quasi quanto questa. Sa, non so quante volte me l'hanno rapinata. Ma lei per non farsi rapinare, che allarme usa? No, io ho lo zio. Lo zio? Lo zio Shaolin. Lo zio Shaolin. Scusi, ma la cassaforte come fa per non farsela rapinare? A me in 6 mesi me l'hanno rapinata 10 volte, non so più dove nascondo. Lei dove, per esempio, dove la tiene? Dove la tengo? Sì. Io la tengo dietro l'unica persona che veramente può proteggerla. Jacqueline! L'eroe della mia infanzia! Complimenti, è meglio di uno spaventapasseri. Adesso basta parlare! Musica! Che li estesi proprio bene. 2 pedatine e via tutti a terra. Ma chi ti ha insegnato il Kung Fu? Bruce Lee? Non le hanno nemmeno chiesto scusa. Se toccano qualcuno a cui voglio bene, combatto più veloce di una macchina e ta-ta! È chiaro? Le vuoi parecchio bene, vero? Sentite, ragazzi, perché non prendiamo un dessert, un tiramisù? Ma la vedi com'è? Io a volte la invidio. Lei non ha passioni, non ha sogni nel cassetto. Vanessa, perché dici così?
Io ce l'avevo un sogno. Volevo sposarmi, era quello il mio sogno. Gli uomini sanno solo mentire. Anche tu, per esempio. Perché hai prestato la villa a mio fratello? Eh? Perché? L'amore senza una piccola bugia non è amore, sapete? Qualche volta l'amore ha diritto di essere un po' bugiardo, se è sincero. Ma perché non sei rimasto anche te con Lorenzo? Potevi fare degli incontri interessanti, no? Tutto quello che desidero è qui. Dai, falla ballare. Dai, dai, Zank. Giovanna, ti va di ballare? Vai, su. Ispira una poesia. Te la voglio dire. Guardo il cielo e vedo te. Guardo le stelle e vedo te. Guardo la luna e vedo te. Ti puoi spostare, per favore, no? Sennò vedo sempre te. Ti ho fatto ridere? No. Vabbè, era una gag. Qua allarmi non ce ne sono. Questo è pieno di soldi, come l'uovo. Con tutto l'oro che c'ha questo, ci facciamo venire con le serone, se io non so troppo su e sorride un po', mamma mia. Io non so niente di te, ma da che parte della Cina vieni? Da Tokyo? Tokyo è in Giappone. Ah sì? Vabbè, sta a guardare il capello. E meno male che lavori con la Cina. Tu lo conosci il fiume Giallo? E conosco il Mar Nero, ma saranno vicini. No. Nasce nel nord della Cina, al sud del deserto Gobi, nella provincia Qinghai, nelle montagne Kunlun. È conosciuto con il nome tibetano di Matsu. Ecco. Io abito lì, un po' più a nord, vicino al suo affluente. Quel posto è famoso perché tutti cercano l'oro, nel fiume Giallo. Solo che lì l'oro non c'è. Le apparenze molto spesso ingannano, non è vero? No, per quanto mi riguarda, io sono abbastanza tranquillo, chiaro, proprio. Lorenzo, io ti devo chiedere scusa. Ma di cosa? Tu devi cambiare casa. Tu devi cambiare la cassaforte. Devi cambiare gli allarmi. Devi cambiare la casa. Devi cambiare tutto. Ma perché? Non ti piace? No, sennò c'ho anche un appartamentino via baracca. Però c'è la gente così, eh. Sonny, ma che c'è? Hai visto, belli? Li ho fatti preparare per te. I fuochi! Belli, eh? Sai com'è? Chi ci va ci vuole. Nonna! Nonna! E non sono il nonno, sono io, eh? Sono proprio fortunata ad averti incontrato. Questa è una delle mie umili barchette e loro sono i miei armatori. E con la mia barchetta ti porterò a solcare i mari di tutto il mondo.
dove potremo arrivare verso orizzonti che non hai neanche mai osato immaginare. Sei un uomo meraviglioso, Lorenzo. Effettivamente hai avuto una bella botta di culo. Song Li, ti fidi di me? Avvicinati, amore mio. Sì. Spiega le tue ali. Io ti farò volare. Amore mio, amore della mia vita, mio unico amore. Siamo in cima al mondo, al mio mondo. Ehi, James Bond, è sua la barca? Sì, perché? Me la sposta che devo passare? Sì, gli dico una cosa alla signorina, poi dopo gliela sposto, vai. No, lei me la sposta subito, è chiaro? Io la conosco, la gente come lei. Voi siete convinti che tutti siano al vostro servizio, ma vi sbagliate. È per colpa di gente come lei se l'Italia va a picco. Ma veramente siamo a Monte Carlo? Non si azzardi ad alzare la voce, commessa? Ma cosa crede? Che io non l'abbia capito? Ma cosa crede? Che qua tutti non lo abbiano capito? Ma cosa crede? Che lei non lo abbia capito? Ma capito cosa? Che tu sei un morto di fame! In cima al mondo, eh? Il tuo mondo! Sono stata io. In questa casa non mi capisce nessuno. Mamma, ce l'ho fatta! Pronto? Ni hao! No, Lorenzo ha lasciato il cellulare a casa. È in ditta, al lavoro. Vuoi l'indirizzo? Non è giusto. Bravo, la dirà a me che non è giusto. No, ora io prendo e glielo dico. Bravo, no, perché non è proprio onesto. C'è la ora che tu lo capisci. Le promesse le vanno mantenute. Che 10 anni va avanti questa storia? E come 10 anni? Ma se la conosco da qualche giorno. Ma chi? Ma come chi? Song Li, no? Non importa un cavolo a me se tu sei lì o se tu sei là. Io sto parlando dell'aumento. Allora, senti, io dico. O ti vado bene per quello che sono, o se no arrivederci e grazie. Ciao, Lorenzo. Song Li. Ciao, dicevo grazie. Dicevo grazie di essere venuta in questa mia ditta fantastica. E no, ora tu mi vedi con questo giacchetto, però io ne ho comprati 100 per i miei poveri dipendenti. Guarda, guarda, guarda. Andiamo che ti faccio una ditta. E questa è la succursale di una delle mie tante ditte che... Oh, mi... Lorenzo, vieni a darci mano che c'è da spostare un monte di scatoloni. Ha ragione, vieni a darci una mano. Vieni a darci una mano? A me voi dite vieni a darci una mano? Andate a lavorare, andate. Ai principali dicono viene a darci una mano. Ma c'è della gente in giro. Quindi abbiamo deciso di rinnovare anche un po' l'azienda. Ciao, Lorenzo. Buonasera, signorina. Che ci fa lei qui? Sono venuta a portare una pizza per te e per Marco. Piacere, Giovanna, sono sua sorella. Mia sorella, diciamo che l'ho vista crescere, la conosco da quando è bambina e la sua famiglia aveva tanto bisogno, allora io gli davo soldi, sempre soldi. Ascolta, ma perché non vieni questa sera a casa? La mamma farebbe tanto piacere. Ma sì, certo! Certo! Solo che devo andare a casa prima. Devo andare a casa. Certo, Lorenzo vuole proprio bene questa famiglia. Nelle foto è sempre con voi, sin da piccino. È vero o no? Non ti devi preoccupare, l'importante è che la fai, anzi, che la facciamo innamorare. Poi tutto si risolve. A te che pensi? Che tuo padre sia stato sincero con me, la mummia abbronzata lì. Mi aveva fatto credere di essere un proprietario terriero. E invece c'aveva solo un giardino con un paio di ciliegi e 3 cocomeri. E vorrà dire che ci avrò i suoi stessi geni. Sono portato a dire le cazzate che dice lui. Bravo, tu l'hai capita finalmente. Tale padre, tale figlio. E sua madre, la nonna, la petomane, era sera messa d'accordo con lui per incastrarmi. E lui è ricco dentro e fuori. Poi nasce bene, come proprietario terriero. Del resto come mio figliolo. Guardala, guardala come bugiarda.
Fai bellina, eh? Chi? Come, i soldi. Ah, credevo la nonna. Che bella famiglia. Grazie per avermi invitato. Lorenzo, sei tanto gentile. Ma ci pensa, è partito dal nulla e ora ha ville dappertutto. Decine di ville. In tutto il mondo. Tutto il mondo. Due o tre. 200 o 300. Lasciami parlare. Lo deve sapere questa bella signorina che sei. Ma gli hai detto che hai anche delle ditte a Manila in Brasile? A Manila, in Brasile? No, confonde Manila con il Brasile. Manila è in Thailandia. Ma qual è il segreto di tanta fortuna? Lo so io. Mettere tutti i soldi su un libretto postale e non spendere mai nulla. Le dico solo una cosa, che quando lui fa l'estratto conto, spende 15 euro solo di carta. Mica male per un magazziniere, no? Come? Ma che magazziniere? Ma signora Rosa? Cioè, volevo dire che Lorenzo è partito da magazziniere prima di lavorare con il cinese, no? Quale cinese? No, dice cinese in forma generica, vuole dire Cina. Cina, si dice, lavorare con la Cina. Sì, sì, ma insomma, lui ha fatto i soldi con i cinesi, volevo dire. Ma adesso facciamo un bel brindisi all'incontro di questi due bei giovani. Forza, Carlo, di qualcosa anche te. Signorina, le sarei molto grato se la prossima volta che torna a trovarci mi recasse un po' di grappa alla rosa o anche al bambù, perché vede, signorina cinese, di grappe e di femmine uno ne dovrebbe assaggiare più che può. E siccome per il momento mi è difficile cambiare donna, almeno cambio grappa. Va bene? Ma certo. Signor Carlo. Cin cin. Chiama Song Lee. Chiedi se possiamo procedere. Se c'era qualche problema, ci avrebbe avvertito. Hai portato con te tutto? Ok. Questa maledetta cestita nei momenti sbagliati. Era una sega. Oh, ma che succede? Io lo sapevo che mia figlia non doveva frequentare questa famiglia di sporcaccioni. Ci diceva che veniva a leggere i salmi. L'avremmo dovuto capire. Non ci si spettina mica a leggere salmi. Shh, piano. Piano che ospiti. Povero angelo mio. Ecco la nostra arca di Noè. I film di Kung Fu mi hanno fatto sempre schifo. Eccola, spacca. Sì, mo ci facciamo due recchette. Spacca. Sì, mo bussano tra volte, esce mia nonna. Devi spaccare. Esci il martello e gli attrezzi, spacca. Come on.
Sei un delinquente! Vergognati! Ma se io lo amo, che problema c'è? Te stai zitta, non capisci nulla, e poi sei in punizione! Ma stiamo calmi. Che è successo? Che sta succedendo? Che sta succedendo? È successo che sono andati in camera tua in due e sono usciti in tre. In camera mia non abito neanche qui, no? Io sto in villa, sai? Ma quale villa, deficiente? Ma guarda che casino siamo per colpa tua. Ma Lorenzo, non potevi dircelo? Ma io? Dici sempre che io non so fare l'artista? Perché tu lo sai fare, fratello, eh? Ma vabbè, no, dice fratello, ma fratelli, siamo un po' tutti fratelli, no? No, non siamo tutti fratelli. Questa sembra una casa d'appuntamenti. C'è anche una prostituta. Prostituta? Eccola. Sì, sì. Ecco dove. Ma come prostituta? Ma si attenta come parla, non offende, eh? Questa è una modella. Ah, te la chiami modella? Una che va in giro di notte con un pappone la chiami modella? Song Lee, diglielo che sei una modella. Diglielo. Donnine lì, eh? Io vado solo per salvare le anime. Solo per salvare. Comunque basta! Lei è capofamiglia, si deve assumere le sue responsabilità. Sì, che ci fa? Forza. Bisogna organizzarsi. Qui c'è di mezzo la gravidanza. Non glielo importa a nessuno. Io la amo. Ma questo. Ma te non dici niente. Ma sì. Song Lee, aspetta. Vattene, Lorenzo, è meglio. Ma perché? Ormai l'hai capito, no? Io sono povero e quella è la mia famiglia. Nessuno è perfetto. Io che lavoro tu fai, non lo voglio nemmeno sapere, anche se me l'hanno detto. Ti ho detto che te ne devi andare. È finita. È finita per sempre. Addio. O mangi su. O buco i guangini. O buco i guangini. Sì. O buco i guangini. Mi ha detto un buco angeli. E che te ne frega? Non fare come me. Segui la passione. Segui l'Eros Internazionale. Vai! Hai ragione, papà. Io lo vo' a prendere. Basta! Ti sei innamorata e lo vuoi proteggere? Stai attenta, non mi far incazzare, che se mi incazzo io faccio delle cose che mi spaventano solo a pensarle. Ti ho detto la verità. Lui non è quello che sembra. Tu devi scoprire la combinazione vocale della cassaforte. Ora li telefoni e lo porti da me. Adesso! Ora! Mo! Oddio! Bravo, Song Lee. Sei veramente efficiente. Ti ringrazio, zio. Nessuno sorveglia questa casa come fai tu. Ascolta, io lo so perché ti sei isolato dal resto del mondo. Perché non riuscivi più a distinguere il debole rumore della pioggia dallo scrosciare del fiume. Però devi ascoltarmi. Il tuo silenzio mi ha sempre parlato al cuore. Ma ora ho bisogno di parole. Chi erano quegli uomini? Zio, non erano affatto spiriti maligni, ma persone normali. Ascolta, o mi rispondi oppure ti metto a testa in giù nelle fogne.真相总有两个面，你想先选择哪一个？Decidi te, zio.
好的，还是坏的？ Quello mi preoccupa. 其中一个你要对付的那个人比你厉害，你有能力打败他。不过，你的招式应该像花瓣，在空中飘舞那样的轻柔，还要像缝纫机那样快。只有这样，你身体当中的潜能才能够完全的爆发出来。你。 Ma chi erano quelle persone? Le conosco per caso? Pronto? Marco, sei amico di Lorenzo? Ho trovato sul telefono, l'hanno preso, lui è qui. Dov'è Lorenzo? È là, che otterremo noi. Il mio nome è Xi Minping Xiao, zampa di tigre. Il mio nome è Matteo Zini, becco di corvo. Il mio nome è Linda Shind, piede di serpente. Il mio nome è Zenda Yu, mano di medusa. Siamo tutti pronti a combattere a tuo fianco. Allora, attacchiamoli tutti insieme. Mi sento un po' troppo. Aia, mi fai male, mi fai! Lascia stare! Perdonami, Lorenzo! Ma perdonami cosa? Ma quale perdono? Questo deve parlare! Mi devi dire sta cazzo di combinazione vocale! Non la so sta cazzo di combinazione, lo puoi capire o no? Io voglio che questa cazzo di casaporta si apra! Adesso te la dico! Ah, roba cinese! Sì, l'agopunturo, bravo, bravo. Ah. Sei cotto, Ciccio? Bada come te gli steward. La bucaiola t'ha bucato. Tu volevi salvarla perché volevi essere come me. Ma tu non sei come me. Perché dice che lì ce n'è uno solo. Però ti voglio bene. E sarò sempre con te. Oh, tu fuck! Ma vaffanculo, vai, Cecchini! San Ciclin, parola esatta, bravo, bravo! Oh, ma questi sono cambiali? Sì, sono già scadute, carte senza valore. Oh, e tu, ancora tra i piedi stai? Lascia stare il mio amico, altrimenti... E tu pensi che guarda da tre di piedi? A me faccio paura. Siete liberi, andate, andate. Tanto di qua non uscite vivi. Oddio, voglio. Queste sono le tue. Volete combattere uno alla volta o tutte e due insieme? Ma che, non ti sono bastate quante te ne ha date? Sayonara, ora fagli vedere quanto vale la tua cintura d'oro. Dai, ce l'hai! Dai, che ce l'hai! Credimi! Finiscilo. Che vuoi venga anch'io? Go!
Dio, mi creda! Dio! Dio! Pronto! Polizia! C'è che lì! Aiutalo te! È tempo di morire. Adesso basta giochetti, para questo se ti riesce. No! Ma che vuoi? Marco! Ho detto, le funzionalità cardiache sono compromesse, quindi non ci resta che aspettare. No. Allora? Thank you.
Per me pensa ancora a lei, poveraccio. Ma che è vero che le ragazze le sono tornate in Cina? Si è rimpatriata il volo con calcio un culo. E Caetano e Sayonara. Quelli gli hanno portato a vedere solo a scacchi, tutte e due. Ma io me ne erano usati, sai. Ma dove? Ma come dove? Alla festa, non dovresti mai erano equivoci. Per prima cosa vorrei ringraziare la persona che mi ha fatto ripartire il cuore. E vorrei anche ringraziare tutti voi per avermi aiutato nel momento più difficile della mia vita. Ma non si può ringraziare solo a parole. I fatti sono altrettanto importanti. Il mese prossimo date un'occhiata alla vostra busta paga, perché come dice il vecchio saggio, ci sono cose più importanti delle monete, ma occorrono monete per comprarle. Grazie! Lorenzo! Lorenzo! Dimmi. Sembra che il destino ti abbia sorriso un'altra volta. Lo sai a chi appartiene questo pacco? A Song Li. Song Li? Ma c'è anche una lettera? No, ma è vietato. Ma che è vietato? Vieni, leggi la lettera. Leggi, dimmi che c'è scritto. Leggila. Cara mamma, spero che tutti voi stiate bene. La vita qui in Italia mi piace. Lavoro come cameriera e guadagno a sufficienza. Mi dispiace di non chiamarvi tanto spesso, ma lo sapete che le telefonate sono estremamente costose e io devo risparmiare per aiutarvi a sopravvivere. L'unica cosa che io adesso sogno per me, per la mia vita, è incontrare una persona da amare con tutta me stessa. Perché il tempo della vita è il tempo dell'amore. Il tempo senza amore è solo il tempo che passa. Un bacio. Song Li. Ciao G! Ciao G! Conoscere Song Li? Italia! Codino! No, conoscere Song Li! Codino! Strada! Così! Oh! Stai calmo! Conoscere Song Li? No! Signorina! Conoscere Song Li? Madonna! Non troverò mai! Song Li! Song Li! Io cerco... Io ti manco! Non lo so, bambina! Scusi! Cercare Song Li! Song Li! Ragazza! Può darsi, non ti capisco. Song Li, ragazzi. Song Li. Sono Italia. Italia, Song Li. Song Li. Il tuo amico è arrivato. Thank you.
piacere. Sono lì. E io sono Lorenzo. E sono qui. Per sempre. Adesso mi prenderò io cura di te. È finita la ricreazione. Basta con Cecchellini. Basta con tutto. Ci saremo solo io e te e la tua famiglia. Vedrai. Ti sentirai proprio come a casa qui. Ni hao! Ni hao! Notte Bianco. Colpo di scena, signori! Assunta Buttafuori dopo quasi un anno ci lascia perché questa è la risposta sbagliata e quindi viene eliminata. Davvero mi dispiace, ma noi dobbiamo andare avanti con il nostro gioco. Zitti, da Firenze. È mio fratello. Attenzione, perché la domanda vale 100.000 euro e se ci sono tutti, guarda. C'è anche la fidanzata con il suo babbo, i miei genitori. Lo sai come sarebbero fieri se sapessero che ho imparato così bene il cinese in un anno. Eh? Vai, fratellino, mi raccomando. Cambia te stesso, recuperando ciò che realmente sei. Aiutalo tu. E cambierai così il tuo destino. La scritta cosa? La scritta... I bruscolini ora no, eh? No, ora no. I bruscolini proprio. Maremma. Sarete anche un paese tecnologico, ma non prende nemmeno l'antenna. Ce l'hai una stecca per allungarla? Noi abbiamo solo bastoncini in legno. Song Lee, la stecca di legno. La trovo io, dai. Scusi, se mi potrebbe testare per favore la radio? Sono su, tutto. Oh, ci faccio perché? Tamma. Comunque anyhow, Mi scusi. No, un attimo, la padella, guardi, 5 minuti. Mi servirebbe la padella. Un minuto la padella, c'è mio fratello alla televisione. Padella! Cecchellini, ma sei proprio te allora? Sì, sono io, allora. Madonna, ma tu sei invecchiato. Ho capito. E sto pescando, che c'è? Ma che sta pescando? Ma qui non ci sono mica pesci. Ci saranno due o tre pesci gatti marci. Ma come? Guarda se c'è. La vuoi all'aglio? C'è. C'è che lì sei il mio idolo. È da quando sono piccolo. I tuoi film l'avrò visti almeno 10 volte l'uno. C'ho anche il tuo poster in camera mia. E cosa vuoi? Cosa vuoi da me? Ma sei proprio te? Sono io. Che eroe, ragazzi. Sei proprio l'importante bello. Non è quello che sei, ma quello che diventerai. Veramente? Certo, lo so cosa desideri da me, lo so cosa vuoi da me. Cosa vuoi? Tu desideri una cosa da quando eri bambino. È vero. Desideri una cosa da me. Allora, guarda chi c'è là intanto. No, belli visti i tuoi film io, 10 volte. No. Sì, tu sei manesco un po'. No, vuoi la padella? La padella? Shaolin. La vuoi la padella, sì, Shaolin? Sì. Però tu vuoi un'altra cosa? Tu vuoi questo. Questo famoso codino. Sì, c'è. Però per averlo devi dire la frase magica. La so. La sai? La so. Come fa? Kung e Kung Fu. Esatto. Il codino del mitico Cecchellini. L'ho rincorso per tutta la vita. E finalmente è mio. È mio! Quando luta contra, se toca o codino, é campeão.